Ma cosa ci facciamo in questa splendida cornice se non lanciare una nuova puntata di Showprize? Siamo tornati a Salerno per questa nuova puntata di Showprize. Ma prima... sigla! Adesso ce l'abbiamo, siete i numeri uno! Fuia, fuia! Grazie ragazzi, grazie! Scusate, il problema di matematica. 20 meno 18, se tu lo fai in colonna è 18. Se è così, 20 meno 18 sono due bambini. Qual è il risultato? Sto avendo proprio un blackout con la bella testa. Che se lo mettiamo in colonna, 20 meno 18, cioè 2 meno 1 è 1, 0 meno 8 è 8. È così, mi sto ingrippando oggi. Però se ne facciamo 20 bambini a mente e ne mancano 18, ne vanno via 18, ne rimangono 2. Trovatello alla fermata, anzi abbiamo dovuto combattere per farlo scendere da casa. Questa, più che una sigla, è una dedica, signore e signori, Gianfranco Marziano. A tutti noi bambini ci piace biscottone grosso e pasticcione, e non si capisce che cos'è. Chi dice che forse è un orso, chi invece che un tricheca anziano, o forse è un elefante indiano con il vocularo di un T-Rex. Biscottone, biscottone, ma che cosa hai combinato? La mutanda ti ha sgommato e ti sei addormentata sul bidet. Ha due grandi male amiche che la menano a scapizzare e la fanno sempre imbriacare, ed il conto poi lo paga biscottone. Biscottone, biscottone, ma che cosa hai combinato? Guarda qua che ti ha accattato e già non funziona più. Biscottone, biscottone, dice che fa l'avvocato, però è stato degradato e mo i vetri ha da lava. E la causa hai fatto per perdere a papà. Usisci, biscotto! Salutiamo l'avvocato! Ciao, disturbo? Ciao, lo so, noi siamo qui apposta. Noi offriamo passaggio alle persone in cambio di un'esibizione. È un programma televisivo in onda su 8 channel, si chiama Showprize. Se vuoi un passaggio in cambio di un piccolo talento, ti accompagniamo ovunque tu debba andare.
So che può sembrare ambigua la situazione. Può sembrare un po' ambiguo, ma ti assicuriamo che non è così. Sono siamo innocui, siamo innocui. Puoi anche cercarci sui social Villa per bene. Villa per bene. Tu dove devi andare? Io sono al centro. Ah, vabbè. Dai, allora. Il cambio di una canzone. Una canzone? Ma tu sai cantare? Vedremo. Ah, ci sfida lei. Ha già scelto, ha già scelto. Questo, voglio dire. Questo futuro ci sembra un'accettazione vincolata. Ma questo sei tu? Sì. No, sei un ibrido. Vabbè, comunque no, siamo vabbè. Noi. Ok. Ah, aggiudicato e benvenuta a Surprise. Come ti chiami? Cristina. Cristina, prego, accettato. Vieni a bordo. Saliamo, dai. Vieni a bordo. Hola. Benvenuta, prego, Cristina. Signorina, prego, si accomodi. Prendo al centro. Prego. Che vai a fare in centro? Ah, ok, proprio una passeggiata in libera uscita. Ok. Piacere, Andrea. Molto piacere, Cristina. Anzi, che piacere, Chicco. Cristina, mi serve di allora, tu immagina, piacere. Sì, era un po' un moscio, però cioè, tra invece... quello e quello c'è una via di mezzo che probabilmente potresti adottare. Boh, non mi permetto perché ci siamo appena conosciuti, però comunque noi ti portiamo dove vuoi, hai detto in centro? In centro. In centro. Chauffeur, in centro. Ehi ragazzi, mi sono dato alla politica perché ho pensato se funziona come l'internet mi arrivano voti come se fossero like, euro-like. Vota il mio partito. Testiena. Bisogna imparare la lezione dagli errori del passato. Io, ad esempio, alle ultime elezioni ci ho messo la faccia e non lo farò più. Vota me, se non sei di quelli che ci mettono la faccia. Io sono censurato. Fino a prova contraria. Nessuno mi ha mai sgamato. Se mi avete per me, zavi, mi potete ancora votare. Che era bene. Una sorprendente trovatella alla fermata. Cristina ci ha chiesto di cantare, in cambio del solito passaggio, Etta James, At Last. Signore e signori, Cristina! Cristina. C'è anche la coreografia, vedo. Certo, però anche tu insieme a me. Io guardo, mi piace. Vai, Andrea, vai. Sta partendo, At last. Oh my God. Take a job. My love has come along. My lonely day are over. And life is like a song. The skies above are blue. Occhio a pollice. My high heart was broken as a clover. The night I looked at you. I found a dream that I could escape to. I dreamed to die. I never my heart. I found a dream. I rest to cheek to a dream to die. Never. Never, oh, 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 you is mine. C'ho la pelle d'oca, c'ho la pelle d'orca. And when the spell was cast. Ecco proprio l'oca. And here we are in the heaven. Oh, you must. Sì,
sì, ma tu puoi fare come ogni dopo tu, ma la birra, a cava, dove vuoi? Mamma, a Petina. L'ultima, no, Petina è un po' troppo lontano. Grazie Cristina! Grazie. Venite a vedere le luci di Natale, certo un po' in anticipo, ma che importa? Raggiungerò il centro, seguendo le luci che ha messo Vincenzo. Un'altra navetta dovrebbe arrivare, ma sta chineggendo, mi devo avviare. Appera, sto già a mercatiella, a bivura chiova, ma serve un umbrella. Cammina correnna per sotto il balcone, ma roppa 2 ore, sto ancora a Turione. E appera, sto tutta surata, per chi lo caffè che ha meggio pigliato. Se non trovo il bagno me la vedo nera, ma chi meggio va benissimo, cioè pure l'atmosfera, il fatto della puntata serale, hai scelto una playlist bellissima, però fa qualcosa pure a noi, cioè nel senso coinvolgici, faccio fa qualcosa pure, che ne sa, scelta. Indovinate il titolo? Esatto, indoviniamo il titolo. Tu accenni e noi titoliamo. Esatto, bravo. Vai. Ce l'ho. Ce l'hai. 1, 2, 3, alza. Fisioterapia, quando vai tu fisioterapista? 1, 2, 3, alza la gamba. Bravo. Noi eravamo 1-0, Chicco Paglioni. Prego. Questa è un'altra, non è quella di Pizzus. Esattamente. Hai sui giornalisti? Bravo. Gli edicolanti? Ti mando un vocale di 10 minuti. Cagaglio. Bravo! Ho capito il bravo. Ah, perciò non ha passato il suo messaggio vocale. Ma è sentito un po' WhatsApp. Ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno. C'hanno i super 2. Ce l'ho. Pronti? Signore e signori, 1-1, Paglionico Francesco. Sei dentro di me. L'urologo sta dentro di te. Vince Chicco Paglionico! Io avrei detto la forza in noi stessi. No, invece no. Quando l'urologo fa la visita, fa il suo lavoro. Ma quando è il mese della prostata? Un mese che tra. No! Ogni anno apriamo i nostri cuori. Ogni anno ci vestiamo di nuova gioia. Ogni anno ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Ogni anno veniamo travolti da un'allegra allegria. Ogni anno i nostri sorrisi splendono luminosi. Ogni anno la magia si affaccia nelle nostre vite. Ogni anno. Sempre prima. Campagna di sensibilizzazione per festeggiare il Natale a Natale. E che cazzo, stiamo a novembre. Pubblicità. Ford Kuga. Libertà in elettrico o ibrido. Scegli la tua via di fuga. Rifatevi la bocca.
Nuove miscele in cialde per un piacere intenso, cremoso e avvolgente. Caffè Motta, ti voglio bere. Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia! Box doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Stelle da sole da 154,90 euro. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Cercate una pausa pranzo leggera, gustosa e conveniente? Venite da Doppio Malto e scegliete tra insalate, pinze, pasta, hamburger, piatti vegetariani. Tanto, non sbagliate mai. A pranzo, mangiatevi la felicità. Doppio Malto vi aspetta ogni giorno in zona Porta del Mare, via Generale Clark 39. È un monologhista, arriva da Salerno e si chiama Francesco D'Antonio. Andrea Monetti! Tito Pagliorico! Scusami, ma sull'etichetta di questo mobile 12,50 è il prezzo? No, signore, l'orario? Ormai sono le 3, venite domani. Per un periodo sono stato anche vegano, mangiavo solo verdure, ho fatto proprio tutto l'iter dei vegani, no? Che prima ho iniziato a cagare verde, poi a cagare duro, cioè poi a cagare il cazzo, diciamo, ma tutti i vegani che si rispettano. Io non vedo tra di voi Filomena la zitella. Dov'è? Quella brutta. Quella... Non si dice brutta, si dice zitella, okay. Che non la vedo. Quando la vedete le dovete dire che in chiesa, quando cantiamo... Ti salutiamo, Vergine Nunzunatai! Ma devi andare via, è un'indecenza! Questo è il backstage di Despartito. Hai capito perché non gli facciamo mai fare i lanci? Perché no. È troppo sintetico, ma troppo stretto. Ma questo, Rosa. E in chiacchiere se porto via. Ma no, mamma mia, ma è proprio un anziano dentro. No. Ma cioè, dire. Questo video è stato girato con ospiti esterni, ci abbiamo messo 2 giorni, un grande lavoro dietro, tecnici, audio, studio, registrazione, e tutto riesce così. Ah, c'è anche se lo fa. Odissa, fammi scendere. Il backstage di Despartito. Là! Che giudizio! Grazie, dove ti abbiamo portato? Beh, gusta sto posto, mi hanno detto che è un posto famoso. Che posto famoso? Famoso. Mi piace perché io posso pesciare ovunque. E noi abbiamo un ambiente desaturato. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che la musica latina è per forza caliente? Freddo. Chi l'ha detto? Dove sei? Chi siamo noi? Saccio solo una cosa, se acchiappi questa parte è solo di pane. Dove si ingacetti? Botte qua sopra, va là. Io voglio ballare qua sopra. Ma non sei ancora Gesù, non puoi ballare sulle acque. Io non ballo io. Tutti che ti dicono di non scherzare. Di pensarci bene, ma puoi star sicuro. È pure un GV backstage. Guarda bene adesso dove metti il dito. Non far quella faccia, non restar basito. Quelli dentro al saggio mi hanno già applaudito. Despartito, lecca la matita così fa più attrito. Come il tormentone sarà garantito. Vinco le elezioni e vi pago un mojito. Questo si capita è vero, bravo e garantito. E non ti radico ca, è che non è inquisito. Garantito, garantito, baby. Non è di sinistra o destra e non è un grillino. L'unico movimento è quello di bacio. Ma che fa freddo, c'è meno 4, porca puttana. E io, allora, scommettiamo che io domani ho la febbre. No, non si vince. Non si vince. Con quello slang okay. Portoricano, vai. Franza Jukebox, pazza idea di Pati Pravo. Pazza idea, devi fare lavori con te. Ti ricordi che cucio di quello che ti ho fatto? Buongiorno. Dai, ti ricazzo. Dai, attaccare lo vostro, rompere i coglioni. Dai, ti ricazzo. Turbo? Posso disturbarti? È una trasmissione televisiva. Offriamo passaggio alle persone. Ta-da! Dove devi andare? E dove abiti? Sicuro? Se no ti offriamo noi un passaggio e ci canti una canzone. È una trasmissione televisiva. Irriverente ma anche simpatica. Ah, ci conosci? Più o meno, ok. Grazie comunque. Ciao, ciao, ciao. Che scusami, posso... È una trasmissione televisiva. Offriamo passaggi alle persone.
Dove devi andare? Lontano. Perché mica è lontano campagna? Per noi anche sì, però diciamo, in generale non è lontano. Quindi è un... va bene, grazie comunque. Buona serata. Ciao ciao. Ragazzi, buonasera. State aspettando l'autobus? Offriamo passaggi alle persone, è una trasmissione televisiva. Eccoci. Come no, culo? Dove dovete andare? No, è troppo lontano. Sam? Mica la guida tua, ti accompagna. Ponte Cagnano inizio, Ponte Cagnano fine. Fine, no, allora. Va bene, grazie ragazzi. Buona serata. Ciao ciao. Ragazzi, buonasera. State aspettando l'autobus? Forse è il vostro giorno fortunato. Spagnolo. Spagnolo, ok, this is a fortunate day, this is a TV show, programma televisivo. Show, yes. Don't Bang Bros. Don't Bang Bros. Serve un passaggio, dove dovete andare? Andiamo a Salerno. Ma Salerno è dall'altra parte. Yeah, sì, Seders. Sì, sì. Ah, ok. La trasmissione è live. No, live, registrata. Però se tu... Ciao ragazzi. Diamo passaggio in cambio di esibizione. Di una canzone, di un talento, di un talento. Un palleggio. Spagnol? Ma no, a Salerno, noi andiamo di là, mo. A che ora? 10 minuti. Ah, ok. 10 minuti, le pullman è... dall'altra parte. Va bene, va bene, saluta, salutate. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. Signore e signori, il gioco che fa impazzire il web, indovina il titolo. Alla chitarra, Andrea Monetti. Applauso! Posso indovinare? Ci siete? Vai. Siete pronti? Siete carichi? Tu non rispondi più al telefono. Fin domestic? Bravo. Ci potrebbe... Signora, non c'è, il signore non c'è. Mi spiace, chiamare più tardi. Lì dove il mare luce e tira forte il vento. Chissà, è facile, bronchite. Bravo, bravo, bravo. Esatto. Se adesso te ne vai... No, non lo so. Mi viene. No. Dai, è facile. Rifalla, rifalla. Se adesso te ne vai... Titolo? Scine da munizia. Ma cosa? Ma se adesso te autista, ne vai... lo fa scendere gentilmente. Ma perché c'è la... Ma perché c'è della spazzatura? Ma... Fui, scappa! Ah. Si sta larghi anche in tre, ma in due è ancora meglio. Andrea, lui non è un trovatello alla fermata. Lui ci ha proprio videochiamato e ci ha chiesto un passaggio perché sta andando a fare una serata. Gli diamo volentieri questo passaggio per la sua esibizione. È con noi, signore e signori, il mago Paco! Eccolo qua, è arrivato! Però questo non è una magia, questo è un montaggio che ho fatto noi, vero. Signore e signori, il mago Paco! Vabbè, benvenuto a Short Price! Paco, non per dire, però si offre la caramella quando uno va... quella nera, perché ma questa qua sembra una morositas, ma siccome lui è mago, dai, mette un boccheramentino, vero? No, il mago Paco ha milioni di follower su TikTok, l'abbiamo visto anche a Rai 2, la trasmissione MG, Gichian, insomma, Paco sta per il nome vero, Pasquale. E stasera è arrivato qui a Short Price perché gli serve un passaggio. Perché esatto, perché ammetto che se andiamo di sto passo, mi sa che facciamo tardi pure. Vabbè, ma comunque sei mago, puoi comparire quando vuoi. C'hai questa licenza. Ci vuoi stupire con un numero, un gioco, un Vai, fatto? Ci proviamo. Vai. Allora, qui ho un cubo di Rubik. Come avete mai risolto uno di questi? No. Ok, proviamoci. Prendi proprio il cubo, mettilo dietro la schiena. Cubo nel cubo. Hai mai risolto uno di questi? No, mai. Ti chiedo di prendere il cubo, guardamelo un attimo, ti faccio vedere quello che devi fare. Poi metti dietro e inizi a girare in questo modo. Okay, come lo sto girando io. Ellittico. Vai, fallo anche te. Ok. Mentre lo fai ti faccio di nuovo questa domanda. Hai mai risolto un cubo di Rubik? Ti giuro che io non l'ho mai risolto un cubo di Rubik. Tiralo fuori. Infatti non l'hai mai risolto. Mai, neanche stasera. Guarda per adesso. Proviamo a farlo fare a lui, guarda che succede. Prendiamo il cubo di Rubik, metti sempre le mani dietro la schiena. Vabbè. Qui devi girarlo in questo modo, ok? Certo. Okay. Super mescolato, vai. Te le metto, metti le mani, okay, perfetto. Inizia a girarlo già, vai. Giro. Ecco, mi gira bene.
ti senti che si è risolto già oppure no? Non me lo sento, no, non si è risolto. No. Proprio. Dici di no? Credici di, no. di più? Credici? Ci credo di più? Perché quando ci credi... Le cose succedono. Bravo. Io ci credo, Vago. Caccia un posto qui. Mannaggia tutto! Vago! Mannaggia! Ma come fai a far essere maghi gli altri? Ma perché? Ragazzi... Scusa, ma posso? Io ci credo che non c'è un naso. Credici un po' di più? Niente da fare. Niente. Ma no, che... Io alla fine voi avete visto, ci avete messo un po' di tempo. Io lo faccio istantaneamente davanti ai vostri occhi. Infatti mi basta prendere il cubo di Rubik, scuoterlo in questo modo e come potete vedere si risolve davanti ai vostri occhi. Mannaggia tutto! Autista, fermati un po'. Tutto! Bravissimo, Mago. Veramente è incredibile come riesci a fartela sotto gli occhi. Sotto gli occhi. È valsa la pena sto passaggio. È valsa la pena, sì. Posso dire che secondo me sono io che sono un po' troppo suscettibile, ma in realtà le magie non sono proprio magie. Cioè, nel senso, secondo me dovresti... Non sono il pubblico adatto, dovresti cambiare pubblico. Ma ritorniamo subito, dai. Oh! Mago, caccia a chicco. Andrea, caccia a chicco fuori. Con te invece funzionano le magie. Sono un grande appassionato. Ci credi nella magia? Ci credo nella allora magia. Allora possiamo fare la magia. Allora, guarda, qui ho un mazzo di carte. Okay. Ok, tu conosci le carte francesi, sì. Vero? Leggimi un attimo, fa la mia valletta. Certo. Okay. Allora, tutte carte diverse, dalla prima all'ultima. Ok. Ce l'ho chiedo... anche in camera, vedi? Sì, esatto, diverse. Tutte diverse, sì, sì, dalla prima all'ultima. Ok. E appunto, come ti ho fatto già prima la domanda, una domanda che io faccio quasi sempre a tutti è chiedere se credono nella magia. Io ci credo nella magia. Sì? Sì. Ok, top. Prendi una carta. L'aspettavi, cioè. No, in realtà no, pensavo che eri più scettico. Non so dirla. Non la dire. Quando avete fatto me lo dite? Vai. Ok, mettila in un punto del mazzo dove vuoi. Che se siamo sicuro. Sei sicuro? No, perché volevo fare. Ok, vai, canto, okay, cambio. Vai. Perfetto, vai. Qui? Ok. Sì. Andiamo a disperdere all'interno del mazzo di carte, vado a fare i dettagli, vado a mescolare le carte. La ricordi, vero? Sì. Ok. Adesso vado a prendere quella lì che secondo me potrebbe essere la tua carta. Ok. Secondo me è questa qui. Dimmi solo sì o no. No. No, neanche un no. po' vicino ci sembra. No, vicino sì. Poi okay. Che cosa vuol dire vicino? Numericamente? Esatto, numericamente. Sì, sì, vicino. Ok. Sì, sì. Metti la mano in questo modo. Ti chiedo di pensare intensamente alla tua carta. E di provare a farla materializzare al posto del 10 di quadri. Ok. Ci sei? Sì. Al mio 3. 1, 2, 3. Perché quello che ho imparato con la magia è che tutto ciò che immagini può diventare realtà. Come diceva Walt Disney, se puoi sognarlo puoi farlo. Esatto. Sono un po' così. Gira un po' il 10 di quadri. Così? No. È lei. No. Un applauso a Mago Vago, se lo merita. No. Caccio 5 euro, dai 5 euro. Adesso ti amo. Operatore, gli dai 5 euro ce l'ho. Facciamo l'ultima velocissima. L'ultima velocissima. Allora vado a prendere un portamonete. Ok. Il bicchiarello. Il bicchiarello il cane. Ah, okay. Allora, il portamonete. Dove all'interno ci sono delle monete giusto? Sì. Allora, sono monete un po' particolari. Una moneta di rame e l'altra d'argento. Controlla okay. un attimo che è vuoto il sacchetto. Mettici proprio la mano dentro. Però. Sembra vuoto. No, con questa accessa. Vuoto. Sembra vuoto. Vuoto, il portamonete. Allora, due monete. Una d'argento e l'altra di rame. Un mezzo dollaro americano e un penny inglese. Ah. Adesso ti chiedo di pensare una delle due monete, ma non dirmi quale stai pensando. Ok, vai, 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 vai. Le inserisco all'interno del portamonete e ora proverò a prendere in mano quella che secondo me stai pensando. Ok. Ok? Yes. Secondo me stai pensando... inglese, americano. Secondo me stai pensando questa. Per la prima volta, qual è la moneta che hai pensato tra rame e argento, sei sincero? Ho pensato al penny inglese. Wow, quindi rame. Rame. Sai perché ho indovinato? Perché ho indovinato? Perché per sicurezza l'ho prese tutte e due, così non mi sbagliavo. Ma hai fatto benissimo. Però aspetta, ora facciamo la magia sì, seria, no. Guarda, guarda. Hai detto il penny? Sì. Quindi rame e argento. Rame e argento. Quella di rame. Apri una mano così. Guarda, al mio tre. Prendo la moneta d'argento, che non ci interessa, la metto nel palmo della sua mano, chiudi. Se schiocco le dita, infatti, nella mia mano rimane soltanto quella di rame, quella che tu hai pensato. Allora, non l'aprire ancora, non l'aprire, ma rispondi a questa domanda. È impossibile che tu la moneta in mano, giusto? Sì. È impossibile. È impossibile, non c'è apri stato contatto. No, Mago. Apri la mano. No, Mago. Senti, ci vediamo collo. Però. Apri la mano. E infatti è impossibile. Però guarda, guarda. Guarda. Ansia, convinto. Facciamo così. La moneta d'argento è scomparsa? Sì. Quando l'ho lanciata, forse la mira è stata un po' scarsa. Esatto. Hai controllato che il portamonete l'ha avuto? Controlla adesso. Mani qua. Controlla, prendilo proprio. Sì. Rovesciatelo sulla mano, perché soltanto una moneta è comparsa all'interno del portamonete
Signori? Che è esattamente la moneta d'argento. No, sai, moneta d'argento. Allora, grazie. Grazie Mago grazie Pago. A voi ragazzi. Grazie Mago Pago. Ma me devo scappare, sennò faccio tardi allo spettacolo. Vabbè, però. Noi ci è vediamo. Stato un presto. È stato un piacere tutto mio, innanzitutto. E te ne vai al solito modo? Sì, dai. Oh! Ma che è? Pago! Io magia non ne so fare. No, dammi 5 euro. No, io li faccio sparire i 5 euro. L'unica magia che so fare sono far sparire i tuoi 5 euro. Siamo arrivati all'ultima puntata di Short Price. Ce l'avete chiesto in tantissimi. Ma chi guida il van di Short Price? Ve lo sveliamo oggi. È mio nonno. E chi guida il suo van di Short Price? Grazie, io non ce la faccio più, nonno. Ma come non ce la faccio? Che ci chiesto una piacere, mi vuoi portare un po' con bingo. Per piacere, in cambio ti porto il furgone. E che sotto puntate che sono cadute, abbiamo fatto 10.000 km, ma faccio il giuono, non so vecchio. E mi dici, non è Napoli, è Benevento, è Avellini, è Giassalini, a casetta, taglio una tesata, no? La seggia più grossa d'Italia, e dopo non so se cazzo ma sottano poco. Ma dove è a casetta? La seggia di casetta. La reggia di casetta. La seggia, guarda. La reggia di casetta, guarda. Ma io ne fa poco scemo. Ma è finita, ma che è finita che ci ha portato la nonna con due per piacere, utilizziamo. Ah no, ci fanno male le ginocchia. Alle ginocchia. Ah, perché la nonna è vecchio, no? Che è il senso sceso, sbattono un coppia di ginocchia. La nonna è poco scemo, non ti accompagniamolo. Non la possiamo accompagnare col van di Short Price. No, nonna, non la possiamo. No, perché serve un talento, in cambio di un talento accompagniamo. E la nonna sa chi ne è talento, ah no. La nonna è musicista. Ma come musicista? Ma voglio farmi c'è nacca come faccio. Ah, nonna è musicista, sono i nacchere. Le nacchere. I parentieri però. Ma non sono. Sono i nacchere parentieri. Ma non è vero. Mia soia, avremo c'è nessuno andare a casa e vediamo se. No, ma io aspettando, mamma, aspettando che fa freddo o no? Chi più fa freddo? Chi ciò che ne rende mucca? Vabbè, no, no. Va bene, no, non vuole mia. Ma sai che un coppia? Vuoi salutare tutti? A chi c'è salutare chi? Col van di Short Price. Ma o vanno, o furgone. Cagnato colore, 300 volte su vanno. Ma lo sponsor è forte che c'ha. Stai facendo pure, no? Stai piando pure i soldi. Vabbè, no, non sono i soldi che ti pigli la pensione, mi pigli pure i soldi. Sai, già che scendiamo, chiama pure il compagno tu. Adio, credetemi un po' che scendiamo io. Ma non piange. Puoi, piange puntualmente, piange. Però stavolta fa bene, devo dire che non solo è finita la puntata, fai bene a piangere, ma è anche finita la stagione. Potrebbe essere l'ultima puntata di Short Price. Cosa, ma è un ciclo, si chiama ciclo. Beh, la cosa importante è che ci siamo. Le stesse lacrime che ha fatto quando gli abbiamo detto che saremmo andati a fare l'inferno run. Inviati per Rai 2 a questo evento incredibile, l'inferno run. Abbiamo il contributo alla regia, vai là. Questa è l'ascensore che ci porta al piano terra. Questa è la metropolitana che ci porterà alla stazione di Salerno. E questo è il treno che ci porterà a Firenze. E questa è la navetta che ci porta all'inferno. Partiamo? Ma così, senza nessuno che ci aiuta? No, abbiamo un coach, Rojo Rodriguez, sì, che è la moglie di Borja Valero, atleta professionista di OCR. Ci aiuta? Ci viene dietro tutta la corsa. Ragazzi, di cosa avete paura? Dei mariti delle atlete. Ciao, senti, possiamo prenotare 3 posti per dopo la gara, ortopedia? Assolutamente, mi lasci 3 nomi, almeno mi serve. Chicco, Francesco e Andrea. Io così di solito faccio la stagionatura. Grandissimo Andrea! Possono 3 persone come voi non allenate fare l'inferno run? Certo, ognuno se non si riesce. Vai, 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 vai! Ma come sei? Ma sempre da solo!
lasciatemi qui, non pensate a me. Ma perché? Cioè a me che al militare mi hanno detto vogliono che tu non puoi fare neanche il vigile urbano. Brigitte Bardot, Bardot. Uno. Rimi. Primi! Ragazzi, per favore! Abbiamo vinto! Ma no, 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 no! Che avete vinto? Ma dove sono tutti? Ma è finita ieri la gara! Ma ieri di ieri, o ieri di... Ma domani! Pubblicità! Ford Kuga. Libertà in elettrico o ibrido. Scegli la tua via di fuga. Rifatevi la bocca. Nuove miscele in cialde. Per un piacere intenso, cremoso e avvolgente. Caffè Motta. Ti voglio bere. Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box d'oggi. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Box doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Tende da sole da 154,90 euro. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Cercate una pausa pranzo leggera, gustosa e conveniente? Venite da Doppio Malto e scegliete tra insalate, pinze, pasta, hamburger, piatti vegetariani. Tanto, non sbagliate mai. A pranzo, mangiatevi la felicità. Doppio Malto vi aspetta ogni giorno in zona Porta del Mare, via Generale Clark 39. È un monologhista, arriva da Salerno e si chiama Francesco D'Antonio. Andrea Monetti! Tito Pagliarico! Scusami, ma sull'etichetta di questo mobile 12,50 è il prezzo? No signore, l'orario? Ormai sono le 3, venite domani. Per un periodo sono stato anche vegano. Mangiavo solo verdure, ho fatto proprio tutto l'iter dei vegani, no? Che prima ho iniziato a cagare verde, poi a cagare duro, cioè poi a cagare il cazzo, diciamo, ma tutti i vegani che si rispettano. Io non vedo tra di voi Filomena la zitella. Dov'è? Quella brutta. Quella... Non si dice brutta, si dice zitella, okay. Che non la vedo. Quando la vedete le dovete dire che in chiesa, quando cantiamo... Ti salutiamo, Vergine Nunzio Natai! Fatemi andare via, è un'indecenza!